Ah belli, benvenuti su Officina del Pilota, come state? No, Officina del Pilota non è che ha cambiato target, non parliamo di escursioni, semplicemente sono qui in Abruzzo, sentite che pace? Ah, ad aspettare Daniele con la sua bellissima Clio RS Monaco GP. In questo video voglio andare a vedere un pochino le differenze rispetto alla Clio RS classica, perché questa andremo a vedere che monta ad esempio il telaio cap, quindi un sacco di rigidità in più, un sacco di stabilità in più, perché Daniele ha montato anche un assetto, un motore che sì, più o meno è originale, ha quello che si chiama soft tuning, quindi centralina, scarico, un'aspirazione bellissima, ho visto un po' di foto. Vabbè, non voglio dilungarmi, ora aspettiamo che arriva, la proviamo e non vedo l'ora, perché io la Clio RS la provai tempo fa, non avevo chissà quanta esperienza in ambito automotive, quindi adesso che ne ho maturata un po' voglio vedere se quel telaio, quella sensazione di go-kart feeling lo ritrovo anche con l'esperienza di oggi. Quindi dai, non perdiamo tempo e proviamola. Oltre ad avere il colore, essere numerato come tante case automobilistiche fanno, ma dopo se andiamo a vedere i dati tecnici è esattamente uguale alle altre, sì. Qui Renault già predispone il telaio cap più rigido, molto pronto per la pista, giusto? Esatto, non volevo la macchina con 300 cavalli da poter sfruttare sul dritto, ma una macchina che possa sfruttare sui passi di montagna. Questa è la prima Clio a montare un motore turbo, sì. Quindi 1600 turbo, usciva con 200 cavalli, con queste piccole modifiche quanto abbiamo raggiunto? 2,42. Non male. E questo motore mi piace perché oltre a non avere il turbo lag è molto rotondo, quindi inizia a tirare bene dai bassi e allunga molto, ma davvero tanto, agli alti. Potrebbe essere anche merito dell'ottima rapportatura di questo cambio automatico. Tra l'altro ricordiamo che Renault obbligava fondamentalmente l'acquirente alla scelta del cambio automatico. Mi piace, con frizioni a secco. Molti pensano che questo cambio comunque sia delicato o che comunque non sopporta elaborazioni esasperate. È così? No, non è così. Questo è stato sbloccato il limitatore di coppia. Dai originali 240, questa ne ha 330, con turbina modificata maggiorata si riesce ad arrivare fino a 400. Ci sono delle Clio con 400 newton e 280 cavalli. Vai, inizia ad essere. Il sound qui, scarico ovviamente lo abbiamo toccato, ma completo, uno scarico completo fatto su misura con varie modifiche e varie prove fatte per adattarla a come lo volevo. Questo è stato fatto da un artigiano che fa solo scarichi e poi è stato rivestito in ceramica per trattenere un po' il calore e migliorare la fluidodinamica dell'uscita dei gas di scarico. Poi ha una reattività questo telaio impressionante, merito anche dell'assetto, immagino. Merito dell'assetto, del lavoro che sta fatto e che sto continuando a fare sull'assetto per migliorarlo, per farlo come piace a me, con vari step in cui ho fatto l'installazione molle ammortizzatori, ho messo barre duomi, barre rinforzo telaio, piastre camber, chiedendo consigli a chi ne capisce di più e provando, sto arrivando al... sto trovando la quadra di quello che è. Cioè, ma voi avete capito di cosa stiamo parlando? Questa è un'utilitaria posseduta da Daniele, che a prima vista sembra una persona tranquilla, pacata, invece nella realtà è un pazzo, ma un pazzo
con tutto l'amore del mondo. C'è qui, ragazzi, l'assetto, tutti i rinforzi del telaio tramite questi supporti, queste barre di torsione, rendono questa macchina incredibile da guidare. Descrivere queste sensazioni è complicato, perché se non avete mai provato una guida del genere non riuscite a capirlo. Qui è come guidare fondamentalmente un'auto da corsa. E sapete la cosa più incredibile? È che una sensazione del genere ve la dà una utilitaria. Cioè, il lavoro che c'è dietro questa macchina è impressionante, e Daniele e i suoi collaboratori, il meccanico, l'ingegnere, cioè, hanno fatto un lavoro di squadra fantastico. Sono rimasto veramente senza parole. Passiamo ai freni. Freni, invece? Freni, dischi, tubi in treccia, pastiglie ABC arancioni, con impianto frenante, con le pinze dell'impianto frenante originale. Stessa domanda ho fatto a Christian. Senti la necessità di un quattro pompanti o comunque questo qui? No, io non sento la necessità di un quattro pompanti. Sì, soddisfatto, perché per il rapporto, quello che è la cavalleria della macchina, per come si comporta, va bene. Non è così denigrata come le altre, ma specie su questa ti dicono che non è una Clio RS perché è quattro porte. Tutti dicono no, la vera Clio RS è l'ultima, la tre porte. Bene. Beh, io sfido chiunque a fare un paragone fra quella e questa. È stato il cambio epocale di Renault che ha fatto questo passaggio da un motore 2000 aspirato cambio manuale a un 1006 cambio automatico 5 porte, ed è una cosa che nessuno si aspettava. Allora, purtroppo è arrivato il momento di parlare dei difetti. In realtà ce n'è solo uno, il cambio. Ne abbiamo parlato già con Daniele. Secondo lui il cambio automatico DTC della Renault, doppia frizione a secco, non è delicato. E conosce un sacco di persone che possono riscontrare queste cose. Io non lo so, mi fido di quello che dice il proprietario. Quello che a me non è piaciuto per niente è come hanno messo le palette. Mi viene in mente quella di Christian, la Golf GT Performance. Le palette erano attaccate al volante, quindi voi giravate, la paletta la trovavate sempre nella posizione giusta. Quindi mani 10 e 10, paletta ve la trovavate lì, 10 e 10. Qui purtroppo le palette sono attaccate al piantone dello sterzo. E voi direte, come un'auto da corsa? Sì, esatto, come un'auto da corsa, ma c'è un piccolo problema. I gradi di sterzata sono leggermente diversi. In un'auto classica utilitaria, per girare tutte le ruote avete bisogno di almeno due giri. In un'auto da corsa ne basta nemmeno mezzo. E quindi questo vi fa capire che in un'auto da corsa, ok, le palette possono essere lì fisse perché con pochi gradi voi comunque le trovate. In questo caso, che il volante ovviamente ha più gradi, sono scomode. Perché i cambi automatici fondamentalmente davano il pro che voi non dovevate mai staccare la mano dal volante. In questo caso avete visto che ho staccato diverse volte, soprattutto in curva, le mani, perché dovevo andare magari a scalare una marcia. Quindi la sensazione che dicevo prima, che sembra di guidare un'auto da corsa, è vera, perché il fatto che voi sterzate leggermente anche di un grado e la macchina vi butta immediatamente dove volete andare voi, è incredibile. Lo sterzo e il telaio hanno una reattività e una dinamica impressionante. Il problema sono queste cavolo di palette. Io ho cercato su internet, ci sono tipo dei prolungamenti, non so quanto possono essere utili e belli, però ci sono, e forse vanno ad eliminare almeno in parte questo problema. Ma credetemi, questa è stata l'unica cosa che non mi è piaciuta. Il resto, continuiamo a vederlo, va. Una dinamica di guida incredibile. Lo sterzo è super diretto, quindi ogni asperità del terreno, ogni traiettoria che volete impostare, la macchina la segue. E poi questa non ha nemmeno il differenziale autobloccante. No. E ha una tenuta di strada, amici miei, impressionante.
vai a selezionare la modalità sport o race, ti cambia sia la velocità di risposta del cambio che dell'acceleratore. Voi che seguite Officina del Pilota, fidatevi di noi, questo è un gran mezzo per divertirsi. Poi fatto così, senza tante esasperazioni, è un bacio, leggera, bella da guidare e assolutamente assatanata sulle curve. E come l'hai creata tu, a me, credimi, fa veramente, veramente impazzire. Quindi, belli miei, ci siamo fatti un bel giretto con questa Clio RS con telaio Cup, che ci è piaciuta tantissimo. Questa, tra l'altro, è la numero 72. Ne hanno fatte 500 al mondo, 250 sono in Italia, mi dicevi. 250 importate in Italia. Fantastico. Però molte sfruttate proprio per il Clio Cup e quindi non esistono più. Finito il video, e questo è stato il primo video che ho praticamente girato tutto in montagna con il MacBook Pro chip M1. Se state cercando, non lo so, un computer nuovo per montare magari M1 o ancora meglio M2, ma vabbè, tralasciando queste piccole cose, com'è andata questa Clio? Un bacio, è bellissima, sta benissimo in strada, un sacco di pregi. Un solo difetto, ma ci tenevo davvero a puntualizzare queste cose perché secondo me i video devono essere completi a 360 gradi. Quindi se la macchina ha un piccolo difetto si dice, se la macchina ha tanti pregi si dicono, quindi secondo me la completezza è tutto. A me sinceramente è piaciuta tantissimo, una macchina fantastica, semplicemente fantastica, ci sta poco da dire. Voglio cercare di rendere i video più completi possibile e fatti meglio, quindi se avete qualche, non lo so, qualche suggerimento, qualche idea, lasciatemi qua sotto nei commenti anche queste cose. Non so se la macchina vi è piaciuta o no, scrivetemi idee, suggerimenti, cose che magari vorreste vedere nei prossimi video, che a me fa davvero piacere. Ovviamente, senza che ve lo dico, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like che è importantissimo, e niente, fondamentalmente ci vediamo in un prossimo video. Bellissime queste hot hatch tutto pepe, che anche durante il montaggio e i giorni dopo vi lasciano quel sorriso, quel senso di goduria che magari in tante auto nuove purtroppo non troviamo più. Con questo è tutto, belli miei, ci vediamo, come vi ho detto, in un prossimo video, spero molto presto. Ciao!